Amici e amiche, un cordiale buon pomeriggio dallo studio centrale della nostra identità regionale, non solo di Uonius 24. Ben ritrovati per il nostro consueto appuntamento con lo speciale Sanremo, notizie ed immagini dal festival. Oggi pomeriggio apriamo il nostro appuntamento con un episodio poco edificante che si è verificato, si spera che sia stato risolto, ma vi possiamo assicurare che per qualche minuto è stato interdetto all'entrata del teatro Ariston di Sanremo a numerosi esponenti del mondo della comunicazione e delle radio e TV che si trovano appunto a Sanremo per seguire la kermesse sanremese. Tra queste c'è anche ci sono anche i colleghi di Radio TRC, con cui da lunedì, anzi da martedì, stiamo raccontando il Festival di Sanremo. Ci hanno inviato questo breve servizio e vi possiamo assicurare che è stato un momento particolarmente non semplice. Se la regia è pronta, possiamo seguirlo e vederlo insieme. Allora, siamo in attesa di forse vedere le prove diciamo, di questa serata del venerdì. Ma guardate un po' come stiamo. Giustamente si diceva Ma precedentemente, com'è siamo possibile una cosa professionisti, non simile? siamo persone Ma che com'è perdono possibile una cosa tempo, del genere? Ma come è cazzeggiano su possibile una cosa del Facebook e altra genere? roba. Insomma, è Cioè, scusami. possibile una cosa del genere? Non Ma so com'è se è possibile una cosa possibile. del genere? Ah, ecco, forse hanno aperto, forse hanno aperto, non hanno aperto. Giustamente, noi siamo fuori qua per vedere le prove e ci trattano così. Poi siamo fuori sotto l'acqua, non so se notate, tutto bagnati, e siamo qua. Onestamente non capiamo quando di fronte, guardate, c'è un bel posto tutto al coperto, noi E siamo qua non fuori, aprono le ma transenne, non lo guarda, so, non lo assurdo so. proprio, Anche guarda. questo è il Festival di Sanremo. Ed è così allora. Dunque, questo è stato lo spiacevole episodio che si è verificato 3 ore fa all'esterno di Porta Carraia, che è il luogo dove i media e gli operatori dell'informazione entrano per poter seguire le prove del Festival di Sanremo. Abbiamo cercato in questi minuti, anche prima di andare in diretta, di metterci in contatto con i colleghi radiofonici per capire se sono entrati o meno, ma ci auguriamo che la situazione sia risolta. Però le immagini che avete visto sono abbastanza eloquenti, tipico di un atteggiamento, se vogliamo dire arrogante, però la situazione in cui si sono venuti a trovare certamente non è stata delle più rose. Ci auguriamo ovviamente che in futuro certe cose non accadano più, e ovviamente noi ve l'abbiamo proposto perché, ripeto, ci è arrivato questo contributo esattamente mezz'ora fa dai colleghi appunto di Radio TRC, che si sono ritrovati in questo spiacevolissimo incidente che ci auguriamo sia stato abbondantemente risolto. E quindi vedremo se poi nelle prossime ore ci arriveranno contributi ancora dai nostri amici radiofonici, in modo tale poi da potervi fornire poi un panorama completo per quanto concerne i nostri prossimi appuntamenti con il Festival di Sanremo. Ma facciamo un passo indietro, riavvolgiamo il nastro e andiamo a rivivere quello che è successo nella terza serata, ossia avvenuta giovedì, con tanta bella ironia e buona musica. Alle volte bisogna capire se le polemiche a Sanremo ci sono state negli anni fanno bene alla sana cultura musicale. Diciamo questo poiché ieri dell'imbarazzante caso legato a John Travolta ha lasciato un segno più che evidente. In tutti ci hanno scherzato, anche il gladiatore Crow. A poco servono delle precisazioni sull'imbarazzante caso arrivato fino ai piani politichesi. A parte questo, che rimane una pagina poco eclatante, Sanremo ha regalato nella terza serata la verve bonaria e genuina di Teresa Mannino, che dà una ventata di allegria alla kermesse.
Il ritorno di Gianni Morandi emoziona e va a emozionare. L'eterno ragazzo rimane fede a ciò che è lui stesso, contagia la platea con le sue canzoni da leggenda. Gli appelli per la pace contano nelle apparizioni di Eros Ramazzotti, tornato all'Ariston per l'anniversario di Terra Promessa, con cui vinse nell'86 nella categoria giovani, e San Giurgi. Unitamente al tema sembra attuali delle morti bianche sul lavoro, con il brano di Iannacci e Massini. L'ultima classifica delle canzoni hanno votato radio e televoto a questo abbinamento: Angelina Mango, Gali, Alessandra Amoroso, il 3, Mr. Wayne. Venerdì la serata dei duetti e c'è da scommettere ancora Brividi Canori. Ed è forte la polemica con la protesta agricola, dovevano salire sul palco. Invece solo un comunicato sarà letto da Amadeus. E intanto aspettiamo il verdetto finale di sabato. Cosa ne uscirà dalla 74esima edizione della Rassegna Canora? Bene, allora, questa è stata la cronaca della terza serata. Tra l'altro, ancora una volta, grande successo di ascolti televisivi per la kermesse sanremese, ma la polemica su John Travolta ormai l'avete sentita, ma un'altra polemica è aleggiata in queste ore per quanto riguarda la violenza sulle donne e soprattutto l'intervento di Elena Cecchettin. La ricorderete, la sorella di Giulio Cecchettin, che è stata uccisa in maniera brutale dal suo ex fidanzato. Ha criticato l'uscita del cast di una fiction televisiva, condividendo sui social un post di una nota scrittrice, e aveva definito il siparietto intriso di pink washing, nel senso che l'amore non ha nulla a che vedere con la violenza maschile contro le donne, così aveva detto Elena Cecchettin. Tra l'altro, Amadeus, in conferenza stampa, a una domanda su quanto è stato postato dalla sorella di Giulia, ha detto: esprimo il massimo dolore per quello che è accaduto, rispetto il suo parere, ma secondo me l'intervento di Mare Fuori è stato bello. Beh, almeno bisogna cercare di capire tra chi dice la verità e chi non la dice, però è chiaro naturalmente che il gesto, e soprattutto il post della sorella Cecchettin, ha fatto ancora una volta riflettere, ovvio, e doverosamente affrontare le coscienze. Vediamo la rassegna stampa per quanto riguarda i titoli su Sanremo, che principalmente erano dedicati inevitabilmente anche alla protesta dei trattori. Lo vedete, questa è la prima pagina del Corriere della Sera: trattori marcia su Sanremo e al festival è un caso l'esibizione di Travolta. Amadeus leggerà una nota: gli agricoltori, noi sul palco invadiamo la città. E quindi c'è anche una tensione di carattere politico. Poi, per quanto riguarda sempre Sanremo, povera su Lollobrigida, la rivolta dei trattori. Tra l'altro, la RAI ha negato alla protesta il palco dell'Ariston, ma come avete sentito e come sappiamo anche dalle agenzie di stampa che seguiamo, una nutrita delegazione sta arrivando in queste ore a Sanremo, e non è escluso naturalmente che possa arrivare fino al teatro Ariston. Certamente è una condizione non facilissima. Andiamo con un altro titolo. Qui si parla di Russell Crowe, l'ex gladiatore, definito il gladiatore dei migranti. Russell Crowe canta al festival, sono italiano, accogliamo tutti. Questo è stato anche un po' il tema della serata di ieri a Sanremo. Andiamo con un altro titolo, ancora su Sanremo. Amadeus rilancia con Eros e gli ascolti, il ritorno di Perilli, Morandi e Crow, ospiti, Festival Trashow e Veleni, Travolta e i sospetti di pubblicità occulta. Poi vediamo se riusciamo a trovare un altro titolo. Ecco qui, questo è quello di Libero dei trattori a John Travolta, titolo ironico, ma fino a un certo punto. Sanremo finisce in vacche, gli agricoltori con una mucca davanti all'Ariston minacciano, non basta un comunicato, vogliamo il palco. Quindi questa è la rassegna stampa per quanto concerne i titoli dedicati al Festival di Sanremo, che ovviamente troverà poi la sua conclusione nella serata di domani. Noi, per quanto ci riguarda, chiudiamo qui il nostro appuntamento dedicato al Festival di Sanremo. Vi ringraziamo come sempre di essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo che la nostra identità regionale, come sempre, torna.
tornerà domani con l'informazione sportiva alle 12:55 con Sabato Sport. A tutti voi grazie per averci scelto anche questa sera e buon proseguimento di settimana.